Ciao Nadia, come stai? Puntualissimo, eh? Puntualissimo, è l'appuntamento, questo bel ristorante a Baga Roma. Come mai stiamo qua? Perché scusami, tu volevi farmi fare una ricetta. Sì. E ho detto, scusa, anziché farla a casa, almeno l'idea la diamo a qualcuno che la sfrutta un po' meglio. Ah, ecco, quindi la facciamo direttamente qui nel ristorante. Così se poi ci piace, ce la mangiamo tutti. Piacerà certamente a tutti gli ascoltatori. Dai. Oh, eccoci qua. Allora, hai visto cosa ho fatto? Mi sono legata i capelli col mollettone, intanto per igiene. A parte che siamo in questo magnifico ristorante di Baga Roma, ma non qua siamo con la donna più bella e desiderata d'Italia. Nadia Bengala, che è ex Miss Italia. Lei, oltre ad essere bella, sa anche cucinare benissimo. Certo. Ma ha detto che ci sa cucinare. Allora, in questo ristorante si chiama Baga Roma, perché Nadia, quando ha sta fantasia di creare un piatto nuovo, lei non lo fa a casa, lo fa nel ristorante. Io diciamo che normalmente invito tanti amici a casa, quindi cucino spesso, però diciamo quando c'è una cosa che mi piace particolarmente. Non mi invento niente, perché non si inventa più niente, diciamo che semplicemente è una cosa che mi piace, tutto qua. Allora andiamo a vedere cosa ci prepara la bellissima Nadia. Io avevo già detto di preparare questi gamberi, la rughetta, la bottarga che adoro e poi vabbè, ci sono un po' di foglie di basilico. Diciamo cosa metti? Lo spaghettone, perché io sono da spaghetto, sono da pasta lunga. Va bene, assolutamente. Bravo. Sono pienamente d'accordo. Questo spaghetto lo chiameremo spaghettone Bengala, siamo tutti d'accordo ragazzi? Sì, sì, perfetto. Now if you want something that's good and hot, just eat a hamburger, it'll hit the spot. You can see him on the grill, go visit it up. Wanna do the boogie, do the hamburger hop. They're open up 24 hours a day. Just wait and open all the folks and say, put a burger on the grill, do the flippity-flop. Put an onion in the middle and a pickle on top. È una rivisitazione del loro spaghetto. Diciamo il Pago Roma, che è fatto invece con la bufala. Io ho detto è buonissima, per carità, però una cosa un po' più leggera, io ho voluto modificare e metterci la rughetta. Quindi gamberi, bottarga, la rucola e un po' di basilico, chiaramente l'olio d'oliva buonissimo che si usa qui, e lo spaghettone, va bene? E niente, adesso cominciamo a farla. Procediamo. E un po' d'olio mettiamo in padella. Ma io direi di buttare anche giù la pasta, perché questa qui fa molto veloce. Giusto. Sai com'è? È una cucina bella grande. Io posso dire, ragazzi, buttiamo lo spaghetto, non mi danno nemmeno. Ma lo spaghetto, insomma, non ho visto molto. Il fuoco me l'hai acceso, perfetto. Ma è veramente semplicissimo, così accontentiamo l'amica che è allergica all'aglio. Sì. La mia cara amica Patrizia, la salutiamo pure, va? Ciao Patrizia! Questi qua vanno velocissimi. Ma Nadia Bengala, oggi cosa sta facendo di bello nel cinema? Tesoro, nello allora, per capire un attimo pure... Io ho fatto un cortometraggio insieme ad altri attori con Marco Di Stefano, Antonio Mancino e Gianni Franco e la piccola Simona Palanca. Abbiamo fatto questo cortometraggio e poi si è fatto, è stato bello, ho fatto un bellissimo evento con gli amici per poi presentarlo. Spettacoli, sì, sì, ma non ti dico, ha vinto, il mio cortometraggio ha vinto. Ha vinto. Ha vinto su 380 cortometraggi nel Lazio. Bene. E ha votato la giuria popolare. E diciamo che con questa idea di questa cosa c'è già il progetto di fare il film, perché è stato come l'idea per un film questo cortometraggio. Siccome è andato bene, poi insomma il regista è bravissimo, Daniele Santamaria è veramente bravo. Sì, bravo. Va bene. E quindi devo dire che insomma contiamo di fare questo film. Controlliamo i gamberoni come stanno. Non preoccupare, tutto sotto controllo. Io è tutto sotto controllo? Anche così mi va proprio appena. Fatemi girare ragazzi. Grazie. Che bravo. Però mi devi rispondere, ma Miss Italia di oggi? Devo dirti che quando l'ho fatto io era molto più naturale, nel senso che comunque c'era la serata della Miss Italia, eccetera. Adesso è molto tutto più organizzato, forse fin troppo. Più televisivo. Molto più televisivo, c'erano addirittura non so quante serate hanno fatto, poi le anteprime, tantissime cose. E quindi poi una ragazza... sì, l'epoca mia c'era Miss Italia, vincevi, poi basta, eri abbandonata. Si pensava alla macchina
del Miss Italia per l'anno successivo, quindi le serate e tutto quanto. La Miss Italia veniva abbandonata, dopo che hai vinto basta, si è dimenticata. Ah, non è come... come sistema, adesso invece diciamo che è preparato tutto per fargli avere contratti, lavoro, quello, quell'altro. Noi dovevamo arrangiarci. Ho capito. Allora, siamo rimasti ai gamberi. Poi tutto qui. No, e poi la rughetta che va tagliata un pochino per metterla insieme. Io anzi lo mettiamo appena è cotto, si mischia. Diciamo, a noi ci è piaciuto lo spaghettone, ma si può fare anche con lo spaghetto. Allora, ragazzi, via. Rimettiamola qua su. Ecco, va! Bellissimo! Voilà. Il forchettone, dov'è il forchettone? Voilà! Ma qui mi fate chiacchierare, ragazzi, non so. Dai, dai, Nadia, che sei bravissima. Stiamo giocando, mi piace un sacco giocare. La bottarga, ragazzi, la bottarga, adesso vai. Devo dire che si muove benissimo in cucina. Ok, però c'è anche poco olio. Perfetto, voilà. Dai, dai, che qua è meraviglioso. Mi fai distrarre. Guarda, mi fa parlare. Vuole che cucino. Devo stare attenta. Purtroppo è così. Schiattiamo. Voilà. Vai, Nadia. Posso mangiare qua, ragazzi? Sì. Dai, Nadia. Ecco, aspetta. Vedi, io faccio le cose troppo dietetiche, lo sapevo. Ti ci ho messo. Ma che brava. Ma che brava. Ok, primo piatto finito, dai! Che bello, mamma mia. Ecco, aspetta, faccio così. Ah, finito? E voilà. Allora adesso andiamo a tavolo, gli altri sono pronti. Andiamo gli amici. Io lo mangio adesso. E voilà. Adesso posso togliermi, vado a mangiare, ragazzi. E voilà, ecco. Adesso si mangia. Adesso noi... assaggeremo quello che ha cucinato Nadia Bengana ed il piatto di Nadia Bengana, e quindi noi brindiamo, Nadia. Salutiamo con un bel brindisi a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. E certo, naturalmente a tutti gli amici. Ciao, ciao.